Ora che siete degli esperti assodati della strategia dell'Oceano Blu, è giunto il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato. Quindi, come formuliamo una strategia Oceano Blu? Il primo passo da compiere è avere ben chiari i confini di settore su cui volete operare. Per fare questo dobbiamo analizzare sei percorsi trasversalmente. Nei settori alternativi ci rendiamo conto che l'azienda non concorre solo con imprese del proprio settore, ma anche quelle che offrono prodotti o servizi alternativi. Attenzione, non surrogati, cioè che offrono la stessa funzionalità come può essere tra un software, un commercialista è una penna per fare calcolo, bensì alternativi come un ristorante e un cinema. Entrambi servono per passare piacevolmente il proprio tempo libero. La domanda da porsi in questo caso è: quali sono i settori alternativi al nostro e perché i nostri potenziali clienti li preferiscono? Con gruppi strategici si intende un gruppo di aziende che opera all'interno dello stesso settore, perseguendo una strategia simile. La chiave è l'affrancamento. Cioè, bisogna capire quali fattori determinano le decisioni dei clienti che praticano il trading up. Il consumatore passa da prodotti più costosi per godere di vantaggi legati al maggior valore, al trading down, cioè il passaggio a prodotti più economici che implica la rinuncia al valore aggiuntivo. La domanda da porsi è: quali sono i gruppi strategici nel nostro settore e perché i nostri clienti passano a un gruppo più alto o a un gruppo più basso? La catena degli acquirenti rappresenta tutti gli elementi che concorrono direttamente o indirettamente alla decisione d'acquisto. In un'azienda può essere il responsabile acquisti, il direttore tecnico o addirittura il reparto commerciale. Analizzando questo gruppo si può capire come disegnare la curva del valore per focalizzare su un gruppo che prima trascuravamo. In questo caso dobbiamo chiedersi qual è la catena di acquirenti nel nostro settore e se spostassimo il focus su un diverso gruppo. Che cosa potremmo fare per generare nuovo valore? I concorrenti propongono gli stessi prodotti, rimanendo nei confini dell'offerta del loro settore. Ma se il mio cinema offrisse la possibilità di avere una babysitter e di parcheggiare l'auto, che sono servizi complementari, otterrei un impatto sul valore percepito migliore rispetto agli altri. Allora, domandiamoci in quale contesto viene utilizzato il nostro prodotto. Quali e come possiamo eliminare le maggiori difficoltà vissute dai clienti? La concorrenza converge anche sul fondamento dell'appeal. Alcuni settori si basano sul prezzo con un appeal di tipo razionale, altri su sentimenti con un appeal di tipo emotivo. Dunque, perché non cambiare questo paradigma? Domandiamoci se la concorrenza è basata sulla funzionalità o sull'appeal emotivo e se è basata sull'appeal emotivo, quali elementi possiamo eliminare per rendere il nostro prodotto funzionale? Viceversa, se è basata sulla funzionalità, quali elementi possiamo aggiungere per dare al nostro prodotto un appeal emotivo? Tutti i settori sono soggetti a una serie di trend esterni che influenzano il business nel tempo. Analizzare questi trend può creare un oceano blu. Dunque, domandiamoci quali sono i trend che hanno le maggiori probabilità di influenzare il nostro settore e che impatto avranno per creare prodotti di utilità ai clienti. Questa analisi è più difficile rispetto ai precedenti percorsi, attenzione. Se i sei percorsi ci hanno aiutato a trovare il nostro oceano blu, è arrivato il momento di porre il focus sul quadro complessivo e per far questo dobbiamo percorrere quattro fasi. Il risveglio visivo consiste nel paragonare il business a quello dei concorrenti, disegnando il quadro strategico attuale e identificare le aree in cui la strategia va cambiata con la curva del valore. L'esplorazione visiva consiste nell'osservare i vantaggi distintivi dei prodotti alternativi e di identificare i fattori che andrebbero eliminati, creati o cambiati. La rassegna delle strategie consiste nel disegnare il quadro strategico e la propria curva di valore per chiedere un feedback sulle opzioni alternative e per delineare la migliore strategia per il futuro. Infine, la comunicazione visiva ci serve per paragonare le strategie che abbiamo disegnato e scegliere la migliore da mettere in pratica. Per tutte le fasi, i nostri amici ci mettono in guardia dagli errori più comuni. Io te li ho riassunti in questa slide che puoi comodamente leggere se metti in pausa il video. Fatto? Fatto! Ora ci inoltreremo in alcuni aspetti più teorici all'interno delle aziende, o meglio, nella fauna aziendale.
sono state individuate tre tipologie di business da cui ogni persona si lega a seconda del carattere. Parliamo di pionieri per intendere un business che offre un valore senza precedenza, l'Oceano Blu appunto. Dall'altro estremo ci sono i coloni, cioè i business la cui curva di valore segue il profilo del settore, l'Oceano Rosso. Infine, i business definiti migratori risiedono in un punto intermedio tra i primi due. Estendendo la curva del settore, dando ai clienti qualcosa in più, a un minor prezzo, offrono un valore maggiore ma non innovativo, al margine tra un oceano rosso e un oceano blu.